urlo di quella donna terrorizzata dalla sparatoria al Lido di Camaiore ha inaugurato la stagione estiva, ma nel segno dell'emergenza sicurezza. Ecco la paura che non dà tregua neppure sotto l'ombrellone. Furti e scippi sulle spiagge e poi c'è il fronte dei venditori abusivi, sempre più numerosi ed insistenti. Il problema è reale perché comunque a volte sono anche molto insistenti. Ed è così che a Forte dei Marmi il sindaco è tornato a proporre di chiudere con una recinzione il pontile sulla spiaggia. Motivo? Evitare che si trasformi in un'area di sosta per gli ambulanti. E il sindaco di Marina di Pietrasanta invoca addirittura l'esercito per difendere un territorio come quello della Versilia che vive di turismo. Ma ormai è un incubo anche lasciare la propria casa incustodita. Secondo il Censis, negli ultimi 10 anni il numero di furti è aumentato del 127%, uno ogni 2 minuti. Più 195% le irruzioni con violenza. Ecco cosa è successo la notte scorsa nel Ferrarese. Di sopra, tutte le 3 camere da letto buttate per aria, non la vedevo, era giù dal letto. Cioè io non venivo, cosa facevo? Morivo lì. Nelle stesse ore accadeva anche alle porte di Milano. 4 erano disgraziati, l'hanno uno, il marito con una botta qua, poverino, che meno male che col badile gliel'hanno tirato qua così, perché se lo facevano così l'ammazzavano. E proprio a Milano oltre il 70% degli abitanti si è dotato di un sistema di protezione o di allarme. È la paura e a volte non c'è neanche il tempo di gridare.